Io il mio sogno in attacco sarebbe sempre Icardi. Certo, forse sto sforando con il budget, però secondo me all'Inter a quel punto vai lì con 60 milioni e te lo danno. I sogni a volte non si realizzano e a volte questi sogni, quando sono troppo grandi, finiscono solo di farci male una volta che appunto svaniscono. Per me oggi è svanito un sogno, un'illusione che mi ero autocreato, che non aveva fondamenti logici, che non aveva nessuna base e che però purtroppo adesso che si è sciolta, che ho visto svanire, comunque fa un po' male. Oggi Mauro Icardi è diventato un giocatore del Paris Saint-Germain, è passato dall'Inter al PSG per 50 più 8 milioni di euro e quindi una cifra che per quanto mi riguarda è alta ma non altissima. Ed è per questo che secondo me mi aumenterà ancora di più il rammarico per non aver visto quello che secondo me è uno dei migliori attaccanti al mondo venire al Milan a una cifra che secondo me, indipendentemente da tutti i problemi finanziari che possiamo avere, non è così elevata ed anzi era regalata quasi. Soprattutto manterrei Donnarumma e soprattutto con i soldi ricavati da eventuali cessioni, se ci saranno, andrei a prendere l'ex capitano dell'Inter, Mauro Icardi. Però Leonardo con quei soldi aveva preso Paquetà al Milan, adesso invece si è portato a casa uno dei più forti attaccanti al mondo. Sarebbe tentato da Mauro Icardi. Mauro Icardi è stato il mio più grande sogno, speravo che potesse venire al Milan in qualsiasi modo, ma non verrà. Qual è l'unica squadra in cui potrebbe vendicarsi effettivamente sul campo di tutti quelli che l'hanno criticato, insultato per mesi e mesi e mesi? La Juve, però è troppo facile. Il Napoli no. Il Milan. E quindi è finita. A volte più sogni, più ti scotti. Una volta che il sogno non si realizza.